Buongiorno. Buongiorno. Dove eri la mattina fra il 16 e il 17 febbraio? Dov'eri? Era l'edicola. No, no, per... no, no, no. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove. Abbiamo le prove. Avete anche il numero di telefono? No, abbiamo il numero di telefono con la signora lì. Cosa hai fatto a Cecina? Non lo vede. Abbiamo beccato la cella di Cecina. Cioè ragazzi, poi dite perché io non devo accelerare. Poi dite perché io non devo accelerare. Più ci baci, più ci piaci. Sorprende i ladri a casa e loro la picchiano. Aspetta, dov'è successo? In via? Verga. Dove sei passato qui? Passato in via Verga. Buongiorno, buongiorno. Sono passato così accelerato. Ora no, a parte tu, ora, ragazzi, ma Cecina, ora, io sono preoccupato. Poi ai miei tempi era un posto tranquillo. Andiamo a fare colazione lì, ti ricordi? Più c'è il Bronx. Il Bronx è nazi. Non esistivamo mai parlare. Cecina, io me lo scordo che esisteva. Cioè, paura non c'è, i vicini sotto show. Da quando ci hanno stuzzicato, ci vanno a vedere quello che facevano. Cioè, come succedeva? Non c'è, non ce la cagavamo mai. Da quando ci hanno stuzzicato? Cecina, andici in bacio, va. Dai, io vado, no. Come piascichi. Siamo solidali alla signora Manni, perché ora assolutamente alla signora sì. Vittoria Manni, guarda, venga, guarda, vuole venire a Procchio. Vuole venire. Vuole venire a Marciana Marina, venga. Venga qui che c'abbiamo noi, c'abbiamo il centro storico sigillato. Sigillato, qui non entra, no. Qui escono solo. Infatti Napoleone. Napoleone se ne può andare. Allora, apriamo la mattina invece con la notizia che ci ha fatto gongolare ieri, sì, che abbiamo trovato l'occhiale. Vedi, vedi, vedi. A qualcosina servimo nella vita. Lo vedi che ogni tanto qualche anno di riusciamo a fare. Come hai detto? Ogni tanto. Perfetto. Grande Ale. Oh, ecco. Radio Cosmo ti saluta. Radio Cosmo ti saluta. No, davvero, ringraziamo davvero. No, davvero, bravi che abbiamo dato l'occhiale di Daniele, quindi Alessio è contento. Quindi c'è la chiusura del traffico, ricordiamocelo, perché c'è perché questa c'è partenza, la manifestazione per la partenza. Ah, se ne va, eh? Se ne va. Sì. Si va al prossimo centinaio, per cent'anni. Parte, parte, prende l'arco. Prende l'arco. Il porto turistico. Infatti c'è questa notizia. Ieri il nostro amico Ciumei, con una M sola, perché sennò si sfava. Non ce la faccio niente. Che devo fare io? Ieri infatti su Facebook l'aveva scritto il ragazzo. Era molto contento. La giustizia è lenta perché ci hanno messo 5 anni, mi sembra. Ma è inesorabile da soddisfare. Ora lo dico a te. Come parli bene. Vedessi come faccio bene. Dopo tante e tante colazioni. Come è anche tutto tiro stamattina. È vero, dove devi andare? No. Ma che dobbiamo festeggiare? Dove devi andare? Devi aprire con Tombanca. Aprire con Tombanca. Ah, è vero. C'ho una busta di spiccioli, mi ricordo. Voglio questi spiccioli. E tu devo dire? È già qualche giorno. La prima volta che è venuto tutto serioso. Sì, ma io... E poi piano piano... Sapevo. Se uno viene qui. Quando mi ha scritto... Quando mi ha scritto il messaggio. Come noi, o lo famo scappare. Quando mi ha scritto il messaggio, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, quando mi ha scritto il messaggio, buongiorno. L'arco, dov'è l'arco? Anche lui concorre per l'evento del personaggio dell'anno, sai, lo sport. Sì. Categoria sport. Venerdì sera, mi raccomando, non schiantarci. Abbiamo la festa di carnevale del progetto Giovani al Giardino. Che votano. Ci sono anche bimbi. Bimbi, sì, grandi tutti, venite. C'è Stix. No. Chi è? No. I Reginis. Conducono la puntata dei Reginis. Buongiorno. Ciao, un gruppo di persone. Lui è nato a Capodanno questo duo. Facciamo animazioni. Ma come c'ero a Capodanno? Apposta, è nato a Capodanno. Ti sei accorto che avevo fatto animazione? Certo. Quindi proporremo uno spettacolo. Sì, uno spettacolo così. Tutti 10 bimbi, 10 bimbi, 12 anni, venite, tanto poi ci fanno pagare. 25 gli adulti e 10 bimbi al di sotto di 10 anni. Vai. 12 anni. 12. Quindi poi chiamiamo Andrea. Se c'avete c'è il numero a portata di mano. Il numero di Andrea, sì. Questa è la cassa, sai che non ci vuole la cassa? C'è la cassa? C'è la cassa. Ecco. Ciao Sergio. Ah, però qua è bello questo letto. No, nel mentre noi facciamo questo lì. Pasquale, vai avanti, su forza. Porto ferraio c'è la misura di rondini. Di rondini, no, di rondini. Vedi noi abbiamo le rondini, Napoleone. Bellissimo. E poi qua la notizia che noi abbiamo dato già l'altro. Ah, giusto. Sapeva, il Tirreno è arrivato dopo 4-5 giorni.
Barbetti prenota i vincitori di Sanremo per l'estate. No, dorme, ma in anticipo. No, non è che Barbetti ha prenotato i vincitori. Hanno vinto perché Barbetti li aveva prenotati. Quando cioè, dico ecco, che Barbetti è Barbetti, è veggente. Quanti mesi prima? Ma ce la faremo una mattina con Barbetti? Penso di sì. No, non rispondo. Arrivavano votazioni dall'Australia questi ragazzi. No, ma una volta ci ha risposto al telefono. Sì, ma una volta. Pure. È Barbetti, senti, mi sono al telefono. Lo sai che non lo trovo? Ma addio, siamo un numero di... Ma che non ce l'ho, ci vorrebbe il tuo. Il tuo c'ha tutto, non ce l'avete voi, eh? No. Vabbè, lo chiamerei un altro giorno, dai. Tanto voglio dire, la sentenza ma ci sta. Ora che vedi, eh? Ma perché non ce l'ho? No, non ce l'ho. Non ce l'avevamo. Vogliamo, è stato Capolino, ha fatto vincere il volo, hanno votato tutti. Beh. Ho detto, minacce, vinti, che volevano votare niente, no. 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 Com'era? Mamma mia, il Banecchio, fai la finita! Ti do una manata, no, o il trio o niente! Chi? O il trio o niente! O il trio o niente! A Cosmaglio come avresti detto, signori e signori? Lancia un po' la canzone del volo a Cosmaglio. Come si chiama la canzone? Scusa. Il volo. Sono loro. Vedi, il volo, le rondini. Noi abbiamo delle pagine molto poetiche. Poi sarà che da quando famo sti dico l'Albana Show, il Tireno comunque dà di più. È il Tireno che dà di più, secondo me, perché prima invece le notizie all'Elba erano molto più. Siamo richieste. Ecco, sentite questa a Capolivere, Ah, un po' bocellaggine, A Capolivere sentirete. Ha vinto davvero sta canzone. Questa è la canzone che ha vinto. Bene, ora notte, bello che puoi venire. Senti ora caduta. Vai in inciso. Buona e palle. Tre tenori sono, Ci ho capito, ma fanno nel latte. Questa qua dopo l'atto di dolore. Sì, questa sì. Questa parte della comunione. Durante la comunione questa parte, vedi? Ora, come si scommette a capire? Ora si stanno preparando. Perché sono così. Quando c'è una cosa importante, che loro sono sempre preparati. Si preparano. Sì. Quindi ora li sentiremo a giro. Dammi un pezzo di pane, sì! Vai bollato, no! Lo so così, loro per essere meglio, ora no. Anch'io c'è tenori che fa. Anch'io gastronomico. Che c'era? La carta igienica è finita, sì! E quell'altra. Pollice di culo con lo scottello. No, ma andiamo questo periodo. Ha fatto colazione col tavernello anche lui. Tavernello e gocce. Ma ce ne sono tante. Che c'è inzuppato? La schiacciapriaca nel latte stamattina. Oh, ormai si inzuppa qualche sicuro. Domani. Comunque, Portofraio a misura di rondini, io no. Non ce la facciamo a fare, le città a misura di uomini, che se facciamo rondini ce la facciamo. Che è per la scuola, che fa? Capoliveri, Porto Azzurro e Rio, un progetto per la scuola. I protagonisti di questa rivoluzione saranno, ancora dobbiamo fare quella 1, pianino. Saranno appunto i docenti e gli alunni delle classi prime delle medie di Porto Azzurro e Elba, essi potranno disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali come la LIM, notebook per l'alunno, un notebook per ogni e un armadio di sicurezza con ruote. Quello è importante. Arrivederci, buongiorno. Per il trasporto, la custodia della limitazione e ricarica di 24 notebook, durella di viaggio. Le classi 2.0 dispongono di un ulteriore progetto per la sperimentazione di metodologie didattiche avanzate. Andiamo avanti. Bene, io sono contento. Legge tutto. Legge anche Salute Uomo, gli occhi ci siete. Calvizie e virilità. Da quando è uscito il film. Come l'immaginario femminile vive l'assenza di capelli. Legge. Allora, io sono a posto, io sono... Da questo punto di vista... Chi gli ricorda... A pelo mi batte nessuno. Un calvo. Lasciamo stare volgare, molto volgare. Mamma mia, stamattina fratti lui ragazzi, no, io ci metto il bollino rosso. Ma potevi fare da solo stamani a puntata? Sì. Sei talmente... No, è questa barba inculta che hai visto? No, non sono andata al cinema. C'ha quella barba inculta. Anche perché ora sinceramente no. Sinceramente. Stava... Come è stata? Non è mai così trasandato. Lo sai che io me la faccio una volta a settimana. Anch'io. Quello di 50 sfumature grigie ce l'aveva. E allora lui ha detto, visto che ce l'ho grigia... Allora, parliamo di questo film, l'avete visto? Sì. Oh. Era meglio il com'era? È bellissimo. Io mi sono messa a ridere tutte le volte. Era ironico. No, comunque il giorno dopo si sono impennate le vendite delle fruste.
No, infatti no, abbiamo passato le azioni. Delle manette. No, la testimoniale non è no. Io non so di che cazzo. No, ma non era volgare. Era una storia d'amore e anche erotica. Stefano, era un trombo movie. Dovete leggere. Io. Dovete leggere l'articolo sul Fatto Quotidiano di Mili D'Abraccio. Che ha detto ve le do io le 50 sfumature. Allora, e ha spiegato un po' di cose. Allora, io nell'anni d'oro, lui non è come taggio, lo vedi, tu mi attacca al macinino. Nell'anni d'oro io lavoravo in un albergo di cui non posso fare il nome, naturalmente. Lavoravo in questo albergo e venne Mili D'Abraccio. Quindi entra Mili D'Abraccio con una stanga di ragazzo nero, bello, palestrato così. Il padrone di questo albergo, che non possiamo fare il nome, mi disse: ragazzo! Hai visto chi c'è? Era impazzito. Allora, non possiamo di chi era. Certo. Noi che siamo ignoranti in materia, no? C'è un evento. Bellissimo. Stefano. Sì, c'è un evento a Portoferraio. Io per l'occasione mi ero preparato il numero di un amico che c'ha una galleria importante in tutta Italia. Lo volevo chiamare. Che gli dico? Non so che fa. Chiamiamo. Se mi risponde. Fa un po' come cavolo ti pare. Ah, ti devo dire. Io mangio molto buccio. Ma hanno fatto delle cose anche in ascensore in questo film? Sì, ma non è. Sì, a Portoferraio. Lo potevi fare anche te quello. Ma appunto, ma vi dico io, ma ora l'immaginario collettivo femminile è il vano. Ma dove lo vuoi fare un ascensore all'Elba? Che se per caso rimane anche a Portoferraio. Appunto. Nicola, buongiorno. Buongiorno Nicola Pedana, arte contemporanea, c'ha cioè delle gallerie a Caserta. Nicola, giusto, ce l'hai sempre a Caserta? Comunque è famoso per l'Italia del settore. Ma buongiorno, Nicola. Visto che all'Isola d'Elba te non ci vieni a fare mostre, ma c'è questa qui di Paul Klee. Aiutami se sbaglio. Sì, Paul Klee. Vabbè, parliamo uno dei giganti e dei pilastri sacri della storia dell'arte. Hai visto? Allora c'è una cosa importante. Dici qualcosa. Non facciamo delle cose all'altezza, cerchiamo di difenderci, quella è la storia, noi cerchiamo, tra virgolette, anzi, seguiamo un percorso per cercare di fare qualcosa e soprattutto... Parla solo tutti così, sarà a posto. Di questo ragazzo che fa? Questo Paul Klee? Che ha fatto? Questo ragazzo? Ma se noi andiamo a riscavare l'oltretomba praticamente, riusciamo anche a dire... Che ha fatto? Fa contemporanea, ricordo. No, è stato un artista moderno, artista importantissimo, non sono né il primo né l'ultimo a parlarne, comunque è uno dei pilastri sacri del suo territorio. Vabbè, sarà stato, ragazzi. Noi abbiamo Alessandro Matta, lo conosci Alessandro Matta? No, Alessandro Matta non... Non è pubblicato, Nico. No, è Sebastian Matta l'importante, no, Alessandro Matta. Però ascolta, guardalo perché... Non devo guardare niente, l'artista importante, famoso nei libri di storia dell'arte si chiama Sebastian Matta. Ma capito, ha chiesto ancora morto, è giovane, ma che cazzo è? Che mentre sta guardando questa cosa si sta toccando le palle. Nico, insomma, si può andare a vedere questa mostra, è interessante questa mostra. Ma si deve andare assolutamente a vedere, questo è il patrimonio praticamente italiano, poi specialmente quando importiamo degli artisti così importanti dall'estero, la comunità italiana, ma non solo italiana, deve andare a vedere questo tipo di mostre. Sì. Nico, ti saluto, Nicola, ti ringrazio. Grazie, Nicola. E ricordi che Alessandro Matta è vivo, ma vanno celebrati da vivi, non da morti. Bravi. Bravo, grande fede. Bravo. Se invitate un attimo, volevo salutare a voi e soprattutto ringraziarvi per queste iniziative che fate. Complimenti. Grazie. Ciao. Sotto me. Poverino, l'hai detto. Quando muori di fame i pittori. Quando muoiono li fanno le mostre, li pompano per Come si chiama questo? Scusa. Paul Klee. Allora, andate a vedere la mostra di Paul Klee. Dove? Dai, Portoferraio. Ci vado pure io però. Sala Telemaco Signorini alle ore 18. Portate. Dopo finita la mostra, andate tutti quanti. Mi dice vedere i mostri al giardino. I mostri al giardino. Capito? Federico, allora, oggi è stavo dicendo io, ora che andate a vedere la mostra di Paul Klee, dico bene, portatevi un mazzo di crisantemi, gli rimettete lì davanti. Sta creatura che sarà morta a 100 anni, quanti anni c'è? La sera quando andate al giardino, una bella bottiglia di Jack Daniel's. Sempre. Bene, quanto abbiamo fatto? È l'ora di andare via. Perfetto.
È l'ora dell'amore. Salutiamo Barbetti. Ciao! Che gruppo di rincoglioni. Tre tenores. Ora secondo me.